si è svolto come da programma il corteo organizzato dai sindacati per accendere i riflettori sulla delicata vicenda che sta interessando la Johnson Controls di Corropoli, che ha annunciato la volontà da parte della multinazionale americana di chiudere entro la fine dell'anno la produzione nel sito di Corropoli, licenziando 60 addetti e facendo rimanere in vita solo la parte della ricerca e innovazione del prodotto, che conta circa 78 lavoratori. Al corteo organizzato da lavoratori e sindacati hanno preso parte anche esponenti della politica regionale e locale. Noi oggi siamo qui per dire alla multinazionale che deve tornare indietro e che neanche l'ammortizzatore sociale può salvare questa azienda. Attenzione, perché l'ammortizzatore sociale servirà solo per prendere tempo e chiudere, secondo loro, in questo momento. Noi abbiamo l'opportunità ora di chiedere alla multinazionale di tornare indietro sui propri passi e di consentire a 60 persone di continuare a lavorare. Cerchiamo di sensibilizzare tutta la provincia, tutta la vallata della Val Vibrata, appunto perché è l'ennesima azienda che ha un'emorragia di posti di lavoro. Se contiamo le altre vertenze come Veco, come ATR, come la Betafens, come altre piccole aziende che sono nel territorio, siamo già 300 posti di lavoro persi. Quindi la politica deve intervenire su questa situazione. È chiaro che la politica non ha la bacchetta magica, perché quando una proprietà privata decide di licenziare o di chiudere, non è che la politica possa intervenire più di tanto, però bisogna cominciare a fare rete comune affinché non accada più una situazione del genere e si cominci a riqualificare la Val Vibrata, ma soprattutto la provincia di Teramo. La conferma della chiusura da parte della multinazionale americana è arrivata anche durante il tavolo regionale convocato dall'assessore Quaresimale, che si è da subito fatto carico di portare l'avvertenza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Già mi sono attivato per un incontro con il Ministro, un tavolo, affinché intervenga anche il Ministero per risolvere questa questione. Vogliamo coinvolgere logicamente i vertici americani, i proprietari di questa azienda, capire quali sono le loro intenzioni. Innanzitutto vogliamo avere 6 mesi di solidarietà per organizzare il tutto. Come Regione Abruzzo faremo la nostra parte da ogni punto di vista. Quindi noi dobbiamo fare una battaglia e io sono qui appunto oggi per esprimere la massima solidarietà affinché vengano tutelati questi lavoratori.